Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePad17 e oggi siamo tornati su Battlefield 1 per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, negli scorsi episodi abbiamo già affrontato le prime tre storie di guerra presenti su questo titolo. Oggi direi di affrontare il capitolo 4, il porta ordini. Assalta le spiagge di Gallipoli sotto il cannoneggiamento della più grande flotta mai vista. Come per gli episodi precedenti, probabilmente lo vedrete diviso in varie parti, quindi mi raccomando ragazzi, guardatelo tutto questo video. Siamo giunti da tutto il mondo, gli innocenti, gli arroganti. Ok, si divide in tre parti. Vedevamo capo Helles, guida l'assalto alla spiaggia. Dardanelli, penisola di Gallipoli, primavera 1915. L'impero britannico intende aprire un nuovo fronte bellico. Vengono preparati i piani, invasione via mare, le forze navali assemblate per l'occasione costituiscono la più grande flotta mai vista. Ok, ci sono 500.000 di uomini provenienti da vari paesi del mondo. Dobbiamo puntare sulla capitale, Costantinopoli. Giorno 1. A capo Helles la vaporiera River Clyde viene usata come cavallo di Troia. Ok, praticamente fa scendere dei battaglioni di soldati e si parte. Giorno 2. Ok, perfetto. Chi è questo qua? Il nostro protagonista. Mamma mia che flotta. Che roba ragazzi. Frederick Bishop. Oddio. Ehi, siete voi Frederick Bishop? No, mi spiace, è morto. Ma questa non è la vostra foto? Così. Ti hanno beccato. Jack Foster. Sono il vostro nuovo allievo. No, non credo. Levami questo moccioso ritorno. Certo che no. Ha fatto tutta questa strada solo per vedermi. Frederick Bishop, l'orgoglio dell'Australia. Ha persino mentito sull'età per poter essere arruolata. Ammazza. Conosci il MOS? Sì. Ok. Seguimi. Perfetto, arruolato. Il porta ordini. Bella, anche questa storia qua mi ispira parecchio. Che disastro. La prima ondata non ha avuto scampo. Guarda che difese. Come faremo a prendere la spiaggia? Ce la faremo, ce la faremo. Tappati le orecchie, sarà piuttosto rumoroso. Ok. Allora, dobbiamo puntare il binocolo là. Ah, ok, dobbiamo ordinare di sparare nei punti che inquadriamo con il binocolo. Mamma mia! Oh oh! Spazzati via in 448. Sì, sembrano un po' fuochi artificiali però, eh. Spazzati via. È ora di muoversi. Ehi, ehi, dove credi di andare? Insieme a voi. Prepara il fucile. Ce l'ha già in mano. Sì, va bene, stare qui. Sì, in effetti se lo impugni così. Il Bengala. Sì, signore? Sì, signore. E non finire nei guai. Ecco. Allora, andiamo rapidi. Allora, passiamo di qua. Le barche a remi non hanno scampo. Vai, 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 vai. All'attacco! Lo sbarco di Normandia, ragazzi. Ok, vai, 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 vai. No, aspetta, ho sbagliato strada. Scusate, ho sbagliato strada. Di qua, di qua, di qua.
Ok, dobbiamo prendere le trincee, però non vedo... Eccoli lì. Li prendiamo, sti qua. Ok, preso. Attenzione, però. In effetti sono belli corazzati, Ok. Oh, muori o no? Perfetto. Spazzato via. Sì, ma non sbagliar mira, però. Ok, su, veloci, rapidi, veloci. In faccia, tutto in faccia. Stiamo giù. Ok, procediamo. No. Dov'è? Dov'è finito il tizio? Ah, ok, è morto. Procediamo rapidi. Ucciso. Ok, ragazzi, c'è qualche piccolo problema perché ci sono varie mitragliatrici. Facciamo così, va. Ok, c'è la mitragliatrice là in cima. Conquista il punto d'osservazione di Ellis. Preso. Attenzione. Ok. Aspettate che vediamo cosa c'è dentro queste casse qua. Ah, non posso prenderla quell'arma lì. Vabbè, pazienza. Ok, caspita, ho cambiato fucile, non vedo più. Vai. Qui c'è un cannone. Preso. Ok, ucciso. Perfetto, grande. Ci sono tutte ste caspita di mitragliatrici. Preferivo comunque il mio fucile, Era meglio. Preso. Stiamo bassi però, stiamo bassi. Mi butto solamente sta granata qua. Caspita, ho due fucili uguali così, no. Giù, 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 giù. Recuperiamo un attimo un po' di vita. E poi procediamo. Posso procedere di qua? Sì. Ok, il problema è che c'è la mitragliatrice là. C'è la mitragliatrice là che mi sta dando parecchi problemi. Ok, ho più solamente 13 di vita. Aspettate che mi ricarico un attimo. Attenzione. Mamma mia che mira. Attenzione, via 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 via. Devo star giù, devo star giù. Sono un po' troppi là davanti, Sono un po' troppi. Attenzione. Sono un attimo in gabbia. Eccolo là. Ok, eccoci qua. Via, 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 granata che mi esplosa. Dai, ucciso? Sì, non mi ha fatto l'animazione. Non importa. Ok. Vai giù, vai giù. Ok. Muori. Dai però. Ok. Ok. Ce n'erano ancora due. Non dovrebbe esserci più nessuno, Non dovrebbe esserci più nessuno. Diamo comunque un'occhiata in giro.
Ok, ragazzi, ce l'abbiamo quasi fatta, ma che fatica. Perfetto, obiettivo completato. Devo sparare quel bengala. Ok. La retroguardia può raggiungerci. Che cazzo pensi di fare? Vieni con me. Qui. Guarda. Avanti, guarda. Ragazzo, sei finito all'inferno per davvero. Ammazza. Ammazza. Volevo solo una tua statua nella piazza del tuo paese. Io volevo solo... No, io volevo... In effetti fa impressione, eh. Su, ragazzo, alzati. Avanti, bravo. Io morirò. No, non morirei. Sei australiano. Impossibile da uccidere. Sì. Forse sì. A meno che tu non sia neozelandese. Ah, ok, cambia. Allora, prima di cominciare, sì, avanti, alzati. Guarda, il braccio qui, l'altro fuori. Il calcio nella spalla, guancia contro il calcio. No, così, puntalo dove vuoi sparare. Bene, piede un po' in fuori. Lo sta addestrando praticamente. Ok, nuovi ordini. Stavo cominciando a pensare di aver perso i miei australiani. Posso fare qualcosa? Non tu, ragazzo. Ci serve un messaggero per il fronte. Davvero? No. Sì. No. Non può buttare il ragazzo là in mezzo, così si farà ammazzare. No, 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 io posso farcela. No. Vado io. Grandissimo. Va bene. Tu starai con me. E tu... Tu correrai. Tranquillo. Ok, si parte. Devo riuscire a superare quegli 8 metri. Allora, proviamo a usare il binocolo. Ah, ok. Allora, però mi hai rotto le scatole. Ok, ho centrato il cecchino. Allora, col binocolo possiamo praticamente scoprire se ci sono dei nemici. Ok. Li ho visti qua. Eccolo là. Allora. Passiamo di qua, va. Ce n'è uno là, ma secondo me ce ne sono molti altri. Dobbiamo correre veloci come il vento. Lì ce n'è un altro. Devo andare di là. Via, via, rapido, rapido, rapido. Passiamo esterni, va. Anche se ci sta andando un po' troppo di lusso. Dobbiamo arrivare là. Vai, vai, vai. Ok. Ficchiamoci dentro, ficchiamoci dentro. Da, accidenti! Sta andando tutto a puttane. Bisogna tornare da Whitehall. Ok, devo tornare indietro? Wow, Ale, di corsa! Passo di nuovo esterno. Mi stanno sparando addosso come non mai. Passo di nuovo esterno perché prima c'è andata bene. Ok, ragazzi, sono quasi tornato a destinazione, però ci sono i turchi che stanno attaccando. Aspettate che faccio una cosa, ma visto che stanno attaccando, provo a salire su. Ma guardate quanti. Ok.
ucciso. Muori anche te. Perfetto, sono tornato dai miei. Almeno qua posso difendermi un attimo. Prendi questa. No, via, 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 via. Attenzione. No, 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 no. Niente, ormai l'avevo già ucciso. Ok. Grande, quello non l'avevo visto. Trova Whitehall. Spero non l'abbiano ucciso. Ok, il ragazzo è sano e salvo. Grandissimo. Grandissimo. Cristo, potevi ammazzarmi, ma non l'ho fatto. Però ti ha salvato la vita. Non l'hai fatto. Un bel colpo. Ok, il comandante qua. Io l'ho visto là, e insomma, io... Non sai proprio come tenerlo un fucile, eh? Quello che temevo. Bishop, avverti la retroguardia che ci muoviamo. Non vi preoccupate, me la caverò da solo. Tieni l'arma in pugno, no zone scoperte. Capito? Capito. Ok. Adesso devo tornare al comando della retroguardia. Ale, di nuovo di corsa. È tutto troppo tranquillo però, eh. Non potevano darmi un cavallo? Che facevo prima? Ma dove sono tutti? Oh, però c'è un cavallo qua. Allora, saliamo su. E in effetti dove caspita sono finiti tutti? Cos'è questo? Per chi non fosse stato informato da un messaggero, la posizione alleata è persa. L'artiglieria coprirà la ritirata fino alla spiaggia, colpendo il villaggio e i forti circostanti. Merda! Foster! Ok. Attenzione! Gli inglesi colpiscono la loro posizione per coprire la ritirata. Ok, via veloci. Via veloci. Non so se arriveremo in tempo però, eh. Io ho preso un cavallo per far prima. Però secondo me stanno già sparando. Vai, 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 vai. Veloce. Attenzione. Passiamo di qua. Non abbattetemi il cavallo perché non c'ho voglia di farla a piedi, eh. Passiamo esternamente. Dai, 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 dai. Ora dov'è Whitehall? Ok. Difendi il fronte. Dove sono? Ah, eccolo lì. Ok. No, 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 no. Via, 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 via. Mi serve però un'altra arma. Questa qua non va bene. Ok, per fortuna ce n'è una qua. Ma è un altro fucile a pompa però. Ho bisogno di qualcos'altro. Proviamo a dare un'occhiata qua. Eccola là. Oh, adesso sì che ragioniamo. E qui c'è un altro mitragliatore. Perfetto. Ok. Dobbiamo far fuori quello là. Sono tutti qua dentro, Quello là ci sta facendo parecchio male, ragazzi. Devo ricaricare un attimo la vita perché ci sta facendo parecchio male. Però frontalmente non lo faremo mai fuori.
Ok ragazzi, stiamo tentando di tenerli a bada, però è veramente dura. Più che altro non sbagliano un colpo, eh. Ok. Quanti ne mancano? Questo qua non l'avevo visto. Andatevene al diavolo. Via da qui. Ok, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, siamo riusciti a respingerli. Ritirata totale. Bombarderanno il villaggio e il forte per coprirci. Andiamo. Grandioso. Ho mandato degli uomini a presidiare il forte. Sono già bene, morti. Che bello. Chi erano? Solo dei volontari, il che vuol dire tutti, ovviamente. Dannati ragazzini. Alla sua età è normale, non c'è da stupirsi. Foster. Merda. Devo salvarlo. Andate. Farò finta di non essermene accorto. Non è affar vostro. Sì che lo è. Un altro cadavere sulla coscienza. Tranquillo, li salverò tutti. Non avete molto tempo. Vai, prendiamo il cavallo e andiamo.